I grandi compositori 2. Ciao, sono Fernando, sono un cornista e ti do il benvenuto sul mio canale. Se vuoi essere sempre aggiornato sulla pubblicazione dei miei contenuti sul corno, iscriviti adesso al canale cliccando il bottone rosso con scritto iscriviti. Attiva la campanella delle notifiche, in questo modo sarai sempre avvisato ad ogni pubblicazione di un nuovo video. Suona i grandi compositori. Impara a suonare il corno anche attraverso le note che i grandi compositori hanno scritto per il nostro amato strumento. In questo video ti propongo un assolo di 8 misure tratto dall'opera Madame Butterfly, un'opera in 3 atti composta da Giacomo Puccini. La trama è una tragedia giapponese ed è stata dedicata alla regina d'Italia Elena di Montenegro. La prima rappresentazione avvenne in Italia al Teatro alla Scala nel 1904. Giacomo Puccini è considerato uno dei maggiori e più significativi operisti di tutti i tempi. Ma andiamo alla musica. Ho pensato di proporti questo breve assolo per 2 motivi. Primo è che se sei uno studente alle prime armi, posso dire con certezza che questa frase musicale non necessita di una tecnica cornistica particolarmente progredita. Anzi, tutt'altro. Il secondo motivo è che con l'occasione ti parlo anche della sordina. Giacomo Puccini indica al primo corno di suonare questo passo con la sordina. Le sordine per corno sono di vario tipo e sono costruite in metallo, in legno, in cartone. Vengono posizionate nella campana del corno, dove vengono fissate grazie a componenti in sughero o in gomma che ne prevengono lo scivolamento. La sordina in generale è un dispositivo che, applicato allo strumento, ne modifica il suono attutendolo e modificandone anche il timbro. Ovviamente ogni strumento ha le proprie sordine, ma questo procedimento è molto frequente per gli ottoni, mentre è più raro per altri strumenti. Anzi, per alcuni strumenti è praticamente una pratica inesistente. Il corno in sordina produce un suono più chiuso e viene utilizzato dai compositori soprattutto quando si vuole immaginare un suono che proviene da lontano. La sordina che userò in questo video è questa qui, e si chiama sordina Strait. Ogni marca utilizza i propri materiali. Questa in particolare è stata costruita negli Stati Uniti, esattamente a Chicago, ed è di marca Stevie Lewis. Ed è un modello utilizzato nei professionisti nelle principali orchestre sinfoniche di tutto il mondo. Ma ve ne sono tanti marchi altrettanto eccellenti. Questa prerogativa di evocare i suoni da lontano proviene dall'origine di caccia dello strumento e viene impiegata in modo molto massiccio nei compositori del 700 e dell'800, predisponendo spesso uno o più corni dietro le scene con interventi sempre molto suggestivi. Ma andiamo ad ascoltare il passo d'orchestra di oggi. Se non hai la sordina, non ti preoccupare, puoi iniziare a studiare questo assolo normalmente. In questo modo, oltre che affinare il tuo modo di suonare, accrescerai un po' alla volta la tua cultura della letteratura cornistica, molto vasta sia in campo lirico che sinfonico, nonché in campo cameristico e solistico. Ti propongo di nuovo il passo senza sordina e in 3 diverse velocità. Altra velocità. Terza velocità. Aggiungiamo ancora una 4ª velocità. Per alcuni direttori d'orchestra già questa è una velocità buona, praticamente un allegro moderato. Ma voglio aggiungere una 5ª e ultima velocità, che è quella che secondo me è la media della giusta velocità di questo assolo. Con
Come sempre spero di esserti stato utile e ti invito a iscriverti al mio canale se ancora non l'hai fatto. Ciao e a presto!